Hanno trovato una sede, un punto di riferimento, i circa 40 volontari dai 18 anni in su che fanno parte dell'associazione VIP Caltanissetta Viviamo in Positivo e che potranno riunirsi nei locali della parrocchia di Santa Barbara. Con i loro nasi rossi, allegria, fantasia e preparazione, cercano di strappare un sorriso anche nei momenti più difficili. L'attività dell'associazione si svolgeva infatti principalmente nei reparti di pediatria e oncologia dell'ospedale, dove al momento però non possono recarsi a causa della pandemia. Attraverso una lettera aperta che i membri dell'associazione hanno scritto al nostro vescovo, Monsignor Mario Russotto, siamo poi approdati qui a Santa Barbara. Il vescovo ha chiesto a me personalmente se era possibile offrire uno spazio della parrocchia per questa associazione e dal nostro incontro abbiamo avviato questa nuova collaborazione. Pertanto, ecco, la parrocchia ospiterà nei propri locali l'associazione nelle sue attività di formazione. È una presenza che arricchisce il tessuto sociale di Santa Barbara, che arricchisce anche la parrocchia, perché ogni realtà che si inserisce all'interno della comunità porta con sé il proprio vissuto, la propria identità, la propria specificità e diventa un motivo di ricchezza. Finalmente, grazie a Don Marco, il prete di Santa Barbara, siamo riusciti ad ottenere una sede per allenarci e comunque continuare la nostra formazione e creare sintonia all'interno del gruppo. Per noi appunto significa davvero tanto perché comunque noi, per noi è importante la formazione, infatti per diventare clown di corsia all'inizio sosteniamo un corso base, però la formazione non si limita lì, continua tutto l'anno, noi facciamo allenamento ogni 3 settimane e in più chiamiamo diversi formatori esterni per continuare comunque quella formazione che magari un elemento esterno può portarci e può arricchirci. VIP Caltanissetta nasce nel 2013. È un'associazione federata VIP Italia. La nostra missione è principalmente quella di diffondere il messaggio della clown terapia e del sorriso. Principalmente lo facciamo nell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, nei reparti di oncologia e pediatria. Poi svolgiamo il nostro servizio anche a una struttura residenziale per anziani e in una casa accoglienza per minori, o comunque in tutti quei luoghi in cui c'è un disagio fisico, psichico, una malattia. Il volontario Crown si impegna infatti nel diffondere questo messaggio del sorriso, una persona comune uguale a tutti. Con terapia serve appunto a donare un sorriso, a regalare un momento di spensieratezza, di sospensione da quello che è il momento della malattia, della difficoltà, del disagio appunto. Io faccio parte del mondo clown da tanti anni, ma qui a Caltanissetta rientro da poco, quindi da circa 2 anni. Il clown, per come lo facciamo noi, ovviamente ci rifacciamo, per chi avesse visto il film, a Patch Adams, quindi Patch Adams ha capito che sorridere è un momento di guarigione ancora più positivo dei farmaci, cioè riesce a stimolare emozioni e momenti di guarigione importanti. Ovviamente ci rivolgiamo a un pubblico bambino che è più facile da gestire, gli adulti non sempre riescono a calarsi nella parte del bambino, però ci riusciamo perché comunque gli allenamenti, la preparazione ci consente di rivolgerci anche a questa platea.